Eccoci qui, buongiorno, buongiorno alla terza puntata delle puntate qui con i webinar di Tony per i broker. Buongiorno a tutti, tanto notiamo che dietro la finestra alle 5:34, alle 17:34 ancora non è buio, c'è ancora un po' di luce. Quando c'è la luce che viene dietro la mia finestra alla fine della borsa, vuol dire che stiamo andando incontro all'estate, a un tempo migliore, ormai è una tradizione per me. Io quando mi vedo e vedo la luce, poi quando sarà luce piena, non manca tantissimo, sarà bellissimo, sperando anche che la pandemia ci abbandoni. Intanto leggiamo qui il disclaimer, che è importantissimo perché se leggiamo tutti insieme il disclaimer, io lo sintetizzo piuttosto che leggerlo. Sostanzialmente, noi ci de io e anche i broker ci leviamo la responsabilità avvisandovi che qualsiasi cosa io dico è a fine didattico, ma non è assolutamente un suggerimento di acquisto. E quindi ci togliamo le responsabilità perché le informazioni che do, anche se date in buona fede, sostanzialmente riguardano eventualmente la mia operatività e non costituiscono assolutamente sollecitazione e desiderio di acquisto. Ricordiamo che i future, opzioni, CFD sono. Bisogna avere un'esperienza qualificata per utilizzarla. Qui non c'è, come in altri, la storia della percentuale delle persone che perdono. Diciamo che i broker, sicuramente il broker italiano, ha una buona percentuale di persone, insomma, che fanno bene, ma non so i dati. Azione, desiderio di acquisto, ricordiamo che i future, Ah, ecco, intanto opzioni, parte, chiedo CFD scusa, eh. sono, C'ho bisogna YouTube avere che un'esperienza cancella. qualificata per utilizzarla. Qui non c'è, Bellissimo. come in altri, la storia. Perfetto, scusate, ma ovviamente per leggere le vostre domande ho aperto YouTube che è partito qualche secondo dopo. Ringrazio Diego, Dario, Mirko, Dan, i broker, e poi c'è anche Paolone, Marco Rossi, che non so se è quel Marco Rossi con cui ho chattato su Telegram, mi farebbe molto piacere fosse lui, o un altro Marco Rossi, ce ne sono due di Marco Rossi che conosco. Marco Rossi l'ho conosciuto a Roma. Però potrebbe essere anche quel signore di Telegram di giovedì scorso, mi farebbe molto piacere. Allora, oggi l'argomento, io vi leggo sempre tutto. L'argomento è, come al solito, ritengo non un argomento banale, un argomento che a mio avviso è importantissimo. Ovviamente che si adatta a essere interpretato, ma degno di ogni bravo trader che voglia diventare un trader professionista. Sono atteggiamenti psicologici da mantenere, però prima, mi ero già scordato quello che è l'evento clou, prima cerchiamo anche di vedere come siamo andati questa settimana, per cui togliamo la condivisione qui. Allora, cambiamo e andiamo sul nostro. Scusate, perché effettivamente andando su YouTube scopro. Ecco, cominciamo a vedere il nostro conto. Dovrebbe essere tutto a posto. You are screening sharing e quindi sto mostrando il solito conto, diciamo che sostanzialmente sto migliorando di poco la situazione perché sono appena, insomma, sono a 26,4, 26,5, mi sono un po' impantanato con l'oro, sono andato long di oro, dove vedete che per quello che riguarda l'oro, ecco. Sto perdendo del tempo, ho fatto un acquisto proprio mercoledì, giovedì scorso a 1845 con un obiettivo sui 1888. Al momento siamo andati vicino subito al primo momento, invece con la forza importantissima che sta avendo il dollaro, il ritorno della forza del dollaro e la forza anche un po' delle borse, sostanzialmente l'oro non trova terreno fertile, sta lì e mi fa perdere tempo.
Poi ho preso un insacco, poi lo vediamo, con il FIB, non con Draghi, ma il giorno prima, insomma, ho lasciato 290 punti, per cui 1.400 euro. Sono sostanzialmente pari con lo Standard & Poor's, anche se un po' sfortunato, perché avevo quest'ordine qui, che adesso facciamo vedere cambiando. Share, new share, vediamo se lo riesco a trovare. Eccolo qui, eccolo qui. Vediamo. Ecco, vedete che avevo quest'ordine qui a 3.806,25, ho fatto 3.807 di minimo e poi mi è ripartito. Vedremo come andrà a finire. Per quello che riguarda, ricambiamo lo share screening, però è giusto fare vedere e non fare da tonti. Ecco, per quello che riguarda invece il conto, per quello che riguarda il conto, va bene, ricordiamo che siamo partiti con 20.000 euro, per cui abbiamo una plusvalenza del 32-33%, pagando tutto, commissioni e anche piccole altre cosine che sono piccolissime, quasi null'altro. E vediamo anche gli eseguiti. Oggi neanche un eseguito. Oggi neanche un eseguito. E vediamo i periodi precedenti. Vediamo i periodi precedenti. Facciamo, arriviamo fino al. Vediamo giovedì scorso. Giovedì scorso era il 25, per cui fino al 25. Eccoci qui. Fino al 25 sono partito fortissimo perché data precedente facciamo fino al 25. Eccolo qui. Ma insomma, sostanzialmente le avevo prese tutte. Quest'anno ho cominciato, anche qui vedete, ho fatto qualche operazioncina che l'ho preso tutte, le ho prese, ho fatto anche delle operazioni con dei micro. Sono tutte state sostanzialmente positive, anche qui. Vedete, queste sono tutte operazioni positive. Ero arrivato a 30.000, 29.9, 30.000, che le ho prese tutte, le ho prese qui e io le lascio. Poi uno. Avevo fatto anche delle belle operazioni sullo Standard & Poor's perché avevo, vabbè, qui è sostanzialmente poco, però avevo mollato una colla a 48. E una 46, una l'ho presa a 41, una 12, e quindi mollare una colla 48 e riprenderla 12 sono 36 punti ed erano altri 1.800 dollari. Era andato benissimo, invece qui ho preso degli insacchi, ecco, con questo FIB qui, vedete, l'ho mollato una 21,8 e l'ho preso ieri sera, dovrebbe esserci, a 22,080, quei 280 punti che avevo visto. Proprio un attimo prima di Draghi, avevo sentito che c'era Draghi e quindi mi sono ricoperto qui sui broker. Ho provato poi a comprarne altre, ma qui non avevo più o la disponibilità o insomma, forse ne ho chiesti troppo rispetto alla disponibilità, non sono riusciti a prenderli. E poi niente, questi giochini con lo Standard & Poor's sostanzialmente che mi vede in pareggio, avrei guadagnato abbastanza, fossi riuscito per un punto, Martin perse la cappa e quindi non sono riuscito a chiuderlo, come ho fatto vedere prima, sono in questo momento a 6,25, a 6,25 e purtroppo invece è ripartito il mercato, purtroppo è ripartito. Va bene. Allora, per un momento possiamo anche stampare le condivisioni e partiamo con l'argomento di oggi. Dunque, c'è un detto, vediamo se ho delle comunicazioni di servizio, mi dicono tutto ok, e adesso partiamo con la tra virgolette, la lezione. È una lezione particolare, credo che siano cose, credo, ne sono certo, tutte originali come al solito. Può darsi che tra un po' farò anche qualcosa di non originale perché inventarsi, per me sono tutte cose verissime. Ogni volta delle cose molto particolari, molto educative, almeno dal mio punto di vista, non è semplice, per cui magari un giorno esaurirò le cose, però
è mia intenzione, appena avrò anche un'altra piattaforma, tra uno o due volte, anche fare un po' di operatività in live. Dunque, c'è un detto comune tra le persone un po' in eccesso di peso, come anche io, non è che io sia proprio obeso, però ultimamente sono un po' in eccesso di peso, facciamo vedere, ecco. No, adesso da qui non sembra, però sono abbastanza, avrei 7-8 kg in meno, starei molto meglio. E chi è in eccesso di peso sa benissimo che il vero detto al di fuori, inutile fare delle diete, inutile fare tante storie qui. Se uno vuole dimagrire, non deve mangiare. E sa benissimo quello che deve evitare, inutile che si mette psicologicamente, vedete come la testa è importantissima, fare io evito i carboidrati, io evito tutte quelle cavolate che dicono, io evito questo il martedì, il mercoledì, c'ho la dieta della persona bravissima che mi hanno consigliato, bellissima, funziona, tutte quelle storie lì e ti metti lì. Se uno vuole, è bravo, non mangia o mangia poco. E quindi sappiamo benissimo che tutto ciò che è buono, tutto ciò che è buono lo eviti e se sei virtuoso riesci a dimagrire al di fuori di tutte le diete che vengono. Sappiamo che tutto ciò che è buono lo eviti. Allo stesso modo, e qui è la novità di oggi, tutto ciò che in borsa porta sollievo è un'inefficienza. Imparate questo, tutto ciò che porta sollievo è un'inefficienza, tanto guardo qui, riflettiamo, tanto saluto, mitico Tony, grazie Diego, Vincenzo, siamo sempre tu, Antonello, Tony qual è il capitale minimo da avere sul conto per parlare sulle opzioni, dopo me la ricordo, Marco Rossi, lo salutiamo come al solito, è un grande, e via così, è quello di Roma, no? Lo so benissimo che Marco Rossi è tra il Friuli, Venezia Giulia e il Veneto. Stavo scherzando. Dunque, tutto ciò che è buono ingrassa e tutto ciò che arreca sollievo in borsa è frutto di inefficienze operative. E adesso spieghiamo il perché. Ovviamente ho fatto degli appunti. Cosa vuol dire tutto ciò che porta sollievo in borsa è frutto di inefficienze operative? Uno, provate a ragionarvi da solo. Tutto ciò che porta sollievo è frutto di inefficienze. Che senso ha questa frase? Questa frase ha un senso evidentissimo. Tutto ciò che piace, tutto ciò che è bello, alla fine ha una controindicazione. Allo stesso maniera, se c'è un bel dolce, un bel bicchiere di vino o un whisky, o un cioccolato, tre gelati, una pizza, l'olio, il sale, tutto ciò che rende cose buone fa ingrassare. Tutto ciò che rende sollievo in borsa è pregiudizievole parzialmente per l'operatività. Ragionateci. Ragionateci. Il bianco allarga, grazie Giuliano, molto carino. Ragionateci. Sarebbe bello averli due. Io, ecco, se eravate qui in platea, chiedevo a qualcuno perché ciò che porta sollievo. Io attendo 20 secondi perché ho voglia che ci ragioniate. Ok. Perché? Perché secondo me il sistema, il trading system, il sistema del trading, per cui l'apparato, le banche, i broker che mi ospitano, e che ci ospitano, gli apparati istituzionali, la veicolazione dell'insegnamento del trading, che è un qualche cosa che effettivamente può avere anche la sua importanza, cerca di veicolare le informazioni più che altro per mantenere un cliente e per dargli un senso di comodità, di facilità di questo sport. È quasi divertente, quasi facile, mentre effettivamente è un qualche cosa che se vuoi tentare di essere
profittevole, come spesso a volte dico, bisogna spesso fare il contrario di quello che viene detto. E questa è la grande contraddizione, perché sarebbe bello che fosse una cosa divertente, semplice, facile, gradevole e anche redditizia. È come se io bevessi, mi piace molto bere il vino o la birra, mi devo limitare, purtroppo non ho più 30 anni e io a 40 anni, se chi mi conosceva, io a 40 anni ero spaventoso, perché correvo come un assassino, facevo le mezze maratone, delle salite così, 20 anni fa, e mangiavo ed ero perfetto, insomma. Adesso purtroppo, quasi alla soglia dei 60, sono obbligato un po' a moderarmi. Per quanto sia spaventoso, cioè una bottiglia e mezza di vino me la faccio nel giro di 2 ore o 4 birre, però non posso più mangiare all'infinito, ecco perché sono grosso. Nel trading, ad esempio, dico, cosa c'entra? Tutto ciò che porta sollievo è un insacco. Partiamo, ho segnato delle cose. Ledge, cosa vuol dire ledging? Beh, parlo del trading, non tanto portafoglio diversificazione. Ledging, classico, tipico, è un qualche cosa che di fatto ti porta a una copertura di una situazione di pericolo. Tu sei long con un certificato, con un sottostante Banca Intesa, eventualmente shorti il titolo in modo che da una parte guadagni e da un'altra parte perdi. Ledging, oppure vendi una call e contemporaneamente vendi una put. Quelle bellissime strategie di cui io vado pazzo, perché è bellissimo, uno parla di opzioni, vendi la call, vendi la put, come se il mercato fosse stupido, allora siccome fai le cose in contemporanea guadagni. No. Poi spiego anche perché eventualmente non è semplice questa lezione. Ledging più spettacolare, vado long sul FIB marzo, sul mini FIB marzo, poi mi sale, mi scende, allora per coprirmi shorto il giugno. Quella è bellissima. Quella è la più bella. Con i CFD è ancora più bella, vado long di un contratto 5 euro Nasdaq, mi scende e vado short di un altro contratto, per cui edge la posizione. Questo è un qualche cosa che tipicamente, fisicamente, ti porta a un sollievo parziale al momento in cui tu sei in sofferenza, sei lì che balli, dico ah no, io la chiudo, no, non la chiudo perché poi c'è la perdita, e ne apro un'altra corrispondente di pari importo di segno contrario. Questa è la più grossa porcheria che si possa fare, però ogni tanto nella narrazione viene detto. Io, quando mi è capitato qualche mio allievo che la fa o me la racconta, gli arrivano gli schiaffi, perché evidentemente non ha senso. Fidatemi di me, non ha senso. Non lo sto neanche a spiegare perché non ha senso. Non ha senso perché evidentemente hai 2 commissioni da pagare o hai 2 spread da subire, poi se va su una e scende l'altra, se scende l'altra va su quell'altra e c'è una contabilità identica, comunque vada, con la inefficienza di dover chiudere in tempi diversi la situazione, eccetera. Ma anche, non sto neanche a spiegare il perché, perché chi segue questi filmati qui è già in genere un po' più intelligente della media e quindi non c'è neanche bisogno di spiegare. Vendo una call e vendo una put in contemporanea. Allora, quello potrebbe anche andare bene se hai l'idea di un mercato in laterale. Tu hai come mission, come idea, i tuoi grafici ti dicono la tua idea che è un mercato che sostanzialmente da qui a un mese non si sposterà lì, giustissimo. Ma se lo fai per una composizione particolare o perché è figo, perché me l'hanno detto lì l'Iron Condor, quelle cose che mi piacciono da morire, l'Iron Condor, vendi di qua, vendi di là, contemporanea, call put, protezione, stop, eccetera,
sono cose che effettivamente danno la gratificazione a chi fa questa operazione perché opera in opzioni. Puoi dire io sono un figo perché faccio le cose efficienti, opero in opzioni, ma sostanzialmente se non hai un'idea precisa che il mercato rimanga in un range, opera in opzioni ma non ti muovi da lì. Spendi qualche commissione, rischi qualche strappo del mercato, che magari qualche cigno nero, ma sostanzialmente rimani lì. Rimani lì. Chi si copre troppo, chi si copre, ah, io mi sono preso questo in copertura, alla fine non si muove, rimane lì. E quindi, se devi rimanere lì, è meglio non giocare, non fare niente. Questo è il mio consiglio. Quindi vedete che c'è un'inefficienza nel compiere queste operazioni che fai però perché ti danno comfort. Cioè, perché purtroppo guadagnare in borsa è sofferenza, 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 palle, sofferenza, palle, sofferenza. Non c'è modo di evitare, chi guadagna in borsa soffre come un cane, sempre. Questo che si impari. Per cui qualsiasi metodologia rivolta a gratificarti, a stopparti la sofferenza, tendenzialmente è un qualche cosa che può essere utile, ma solo dal punto di vista psicologico, ma di fatto dal punto di vista operativo non ti dà nessun vantaggio. Un'altra, chiudere un'operazione che sta andando bene prima del target, senza nessun altro motivo. Qui non c'entrano i master trader, non c'entra nessuno, ti insegna di chiudere la prima del target. Però è comodo, tu sei lì che soffri, comincia a andar bene, comincia a andar bene, comincia a andar bene, dondoli, vedete, dondoli, dondoli, dondoli. Poi chiudi un po' prima, ma molto prima, magari devi fare 20 punti, chiudi a 13 punti, e poi ti giri, ma che cacchio me ne frega a me, meglio pochi, maledetti subiti. Ah, ma io ho guadagnato, cazzo me ne frega. Verissimo, tutto vero, sei, ma perché la chiudi? Perché hai l'esigenza, non vuoi smettere di soffrire e vuoi trovare un comfort nel chiudere l'operatività e vuoi convincere a te stesso di aver fatto bene. Poi se addirittura grazie a quella chiusura ti scende, non finisci più di bearti, ma statisticamente non ha senso porre un target. È chiaro che qualche volta puoi effettivamente evitare una cosa brutta, ma statisticamente se tu sei un professionista e decidi un target sulle determinate logiche, bisogna che il target arrivi, piuttosto ti alzi, non guardi, metti sonori, ma interrompere bruscamente un'operazione per evitare, per avere un maggior comfort, è una gran idiozia. Perché? Perché come Daniel Kahneman ha insegnato in un libro, Pensieri lenti e veloci, che vi consiglio, Pensieri lenti e veloci, in questo libro qui, si spiega benissimo che le soglie di rischio sono, si abbassano tremendamente quando si è in perdita. Per cui se l'operazione è comincia ad andare in perdita e tu prevedi 20 punti di perdita, non è che ti fermi a 17, non è che ti fermi a 14, ma ti fermi a 20, se non a volte a 25. Quindi c'è il sollievo psicologico di chiuderla prima, non ha un equilibrio corrispondente dal punto di vista matematico e logico rispetto a quando sei in perdita. E alla lunga la capacità di un trader non è avere fortuna, non essere, è riuscire minuziosamente su ogni operazione a conquistarti quella qualità in più che alla fine dell'anno ti fa portare un conto in positivo, non largamente positivo, in positivo. Ma chi segue questo mio webinar da settembre ha visto tutte le sofferenze, mi sono anche sfogato, sudato, imprecato che ho fatto per arrivare a questo risultatino, e anche oggi sto soffrendo, anche oggi sto soffrendo perché per mezzo punto di sporco SP adesso ne perdo 30 e quindi sono sotto di $1,500 rispetto a che se lo chiudevo prima. Ve l'ho fatto vedere prima che ero piazzato a 6,25. Però
Chiaro che se c'è l'inesperto a fianco a me, potevi chiuderlo prima. Sì, gli fai, sì, potevo chiuderlo prima. Chiudere le operazioni prima dei target. Una volta che ti fai il target, se ti fai il target, vai in porto. Per chi, questo l'ho già detto, ecco, qui mi devo ripetere, chi fa le opzioni? Lo so che è comodo ricomprare le opzioni prima della scadenza. Lo faccio anch'io, se è una questione di margini, le opzioni occupano molti margini, se devi spendere 20, 30, 100 euro, perché i margini ti servono, è tollerabile, faccio anch'io. Ma se lo devi chiudere per quel bel discorso che dici il mio amico nel 2012 è rimasto aperto con un'opzione per 20 euro, non l'ha chiusa, sono quelle leggende, sì, ho capito, anche c'è quell'amico che ha comprato un biglietto della lotteria, però quello alla cassa era prima di lui e lui l'ha perso. Cioè, nel mondo ci sono queste narrazioni che si raccontano dello zio, del fratello, dell'amico, della cugina, eccetera. Ma un'opzione, se l'hai venduta nuda, con lo putte che sia, e ti sta andando in porto, non ha senso andare a spendere dei soldi, almeno che la valutazione che fai non l'avresti fatta ugualmente nella posizione in cui da flat avresti comprato. Quindi, se io ho un'opzione put sul FIB Strike 20.000 che scade venerdì, scusate, 22.000, che scade venerdì, adesso il FIB è a 22.520, con Draghi di mezzo, eccetera, a occhio mi dà l'impressione che possa andare tranquillamente in porto. Chiaro che se devo spendere 20 punti, cioè 50 euro li spendo, ma se devo spendere 60-70, io me lo autogiustifico, ma lo faccio per un mio comfort, perché chiudo l'operazione, non ci penso più e dico, porto a casa 500 punti, 500 euro. Se lo fai per quello, sbagli, perché quando sbagli avrai la penalizzazione di tante operazioni dove quei 70, 100 punti o 100 euro potevano fare il comodo. Quindi anche le opzioni, se non c'è un motivo, se le vendi o le compri, vanno portate a scadenza, come da progetto. È solo il comfort. Poi ti inventi, racconti di quello lì che era Londra, allora io le sento da 20 anni, lo sai che un mio amico una volta non l'ha voluta chiudere, a me è 22 anni che faccio opzioni, ma mai successo. Successo, perché quella volta, mai. E poi per 10 anni li facevo sempre. È successo che mediamente, come statisticamente succede, il venerdì mi è salito tutto e ho pagato il quadruplo, però se l'avessi chiuse tutte le volte, altro che quel quadruplo lì, preferisco pagare una volta l'anno il quintuplo che tutte le settimane andare a spendere un quarto, un 30% della mia opzione che va in porto per stare bene io. Comfort. Comfort. Poi, questa è una classica. Non chiudere le operazioni in perdita. È il mio errore principale. È il mio errore principale. Secondo voi, perché uno non chiude le operazioni quando perde? Questo io lo faccio ieri e lo farò domani. Non chiudi le operazioni in perdita perché psicologicamente anche un'operazione che è da chiudere, che ti è scappata via, dove lo stop è già saltato e lo è alzato, lo stop non l'hai messo, sono cose che faccio io, lo dico col cuore, provoca psicologicamente la chiusura dell'operazione. Nell'istante che la chiusa ti va in dolore. Finché rimane aperta la speranza di poter avere l'inversione, che sta scendendo tutto, tu sei long, ma no, però è sempre salito, ma no, è preferibile giocare male piuttosto che avere la certezza di andare a perdere. È un errore. Se hai deciso di chiuderla su determinate situazioni, se hai deciso di mettere uno stop, di limitare le perdite lì, questo è il mio errore più grave che faccio, lo faccio tuttora, ti ripeto, lo farò domani, chiudila, la riapri, magari anche un pelo pezzo, però ti dai una disciplina
è un errore. E quella gioia di non chiuderla alla fine si trasforma spesso in una tragedia. E vedete che è sempre la ricerca del comfort. È piacevole non lasciarla aperta. Tanto leggo qui, senza rischio, non c'è guadagno, bravissimo. Allora, intanto rispondo anche alla domanda, delle opzioni. Quanto ci vuole per aprire opzioni? Adesso, ad esempio, con i broker, che va benissimo, abbiamo la possibilità di avere i micro, sia sul Nasdaq, sia sullo Standard & Poor's, sia sul Dow Jones, cioè contratti del valore di un decimo. E quindi contratti del valore di un decimo. Circa, te lo dico, circa 1200 euro, 1400 dollari, 1200 euro più altri 300-400 di margine, perché non si sa mai, con 1500-1600 euro ti puoi aprire un'opzione micro sullo Standard & Poor's, mentre per quello che riguarda il FIB, ad esempio, ci vuole un po' di più, perché ancora non esistono le opzioni da importi minimi, meno elevati, e quindi devi avere l'importo ordinario da 2,5 euro, cioè metà del valore del FIB. Un FIB ci vogliono circa 12.000 euro, facciamo, per cui 6.000-7.000 euro puoi aprire una opzione. Poi ovviamente si compensano, nel senso che se io vendo una call, posso anche vendere una put, se il sottostante è lo stesso, senza avere nessuna alterazione dei miei margini. Posso addirittura vendere una call e comprare due mini fib o tre mini fib, perché una call vale 2,5 fib, senza alterare i margini. Per cui diciamo che se operi sul FTSE MIB, devi avere 7.000 euro, mentre sull'America con 2.000 euro puoi fare dei bei giochini e multipli. È ovvio che se vuoi giocare da due, ne devi avere 3.500-4.000. Questo è per rispondere. Secondo me si può, se uno vuole operare in opzioni, che poi l'abbiamo visto, va benissimo la micro dell'S&P, del CME, che hanno veramente delle size adatte a un decimo, e si possono cominciare a operare con 2.000 euro, con 2.000 euro puoi operare in opzioni abbastanza tranquillamente. Ovvero puoi vendere una call. Poi se ti va bene il mercato, sapete qual è il mio stile, no? Beh, se sale, gli dai la call, poi aspetti un po' che scenda e gli dai la put. Quella è una figata. Allora c'è quello esperto che mi sente, rischione, ha ragione, ha ragione che è rischio. Ma se poi io vendo la call e la put simultaneamente, il mercato è mica scemo, eh? Il mercato mediamente ti punisce perché crea due inefficienze col market maker o crei... mediamente sei circa lì, poi una volta ti va bene se rimane lì, una volta ti va malissimo perché c'è Draghi e ti strappa 600 punti, una volta ti va male perché tirano giù un grattacielo e ti va lì, quindi insomma converrebbe operare, però con 2.000 euro, 1.800 euro, puoi operare con le opzioni regolari del CME sui broker, quello sì. Poi, Banco e Bianca Laga, leggo tutto, ragazzi, perché è la mia prima volta. Grazie, grazie Maurizio, che è la prima volta. Spero che tu ti stia divertendo. Tutto ciò che rende sollievo riduce i guadagni, ma altresì riduce anche i rischi. È verissimo, Paolo, riduce i rischi. Ma se uno, io ecco dove che sono arrabbiato. Perché la narrazione che si fa, uno è figo se dice, ma sai chi è quel trader lì? A me, a parte che non mi interessa che uno diventi mio seguace, perché io non prendo soldi da privati, per cui ho la libertà di dire, non è che devo, cioè non me ne frega niente. Se io volessi, apparirei estremamente prudente. Prudenza, prudenza, si diminuisce il rischio, non si rischia niente. Ma non è così, sarei falso. Chi è estremamente prudente, il rischio è propellente del guadagno. Se non rischi non puoi guadagnare e tiri i birilli e ti stimi di fare il trader. Però io a 60 anni posso dire che uno, se ha questi obiettivi, è meglio che giochi a flipper, l'ho già detto, è meglio guardare la televisione o è meglio comprarsi certificati, cose che magari, perché a me va benissimo se comprati i certificati,
Ma se uno vuole tentare di fare il trader profittevole, al di fuori delle narrazioni che esistono, di quei sistemini che vanno sempre su, di quelle tecniche brillantissime, di quello che vedete, quante ne vedete di gente che tutti i mercoledì fa vedere le operazioni, ma anche con l'altro conto di sempre? Io non ne vedo, per cui evidentemente non è facilissimo guadagnare, anche con le tecniche sicure. Non esistono tecniche sicure, più sono sicure, più c'è falsità da parte di chi le propone, o se è vero che sono sicure, sono senza possibilità di rendita. Questo che sia chiaro, lo dirò finché muoio. Il fattore psicologico va contro la natura umana, bravissimo. Giuliano Paolone, l'errore di voler correre dietro al mercato e comprare caro, bellissimo. Questo c'era. Paolo Molinari mi ha detto esattamente uno che è in elenco. Grazie Antonello. Io come modo di pensare focalizzo prima sul rischio, giusto? E poi vedo se è congruente, va bene, certo, va bene. Francesco, i miei classici errori, chiudere prima del target e non chiudere. Ah, ma se ve le dico è perché le ho fatte anch'io o vedo un po' tutti. No, mediare alla lunga ti rovina, prima o poi ti fumi il conto. Beh, però Giuliano è poco che segue questi corsi, abbiamo parlato di mediature con un quinto della size che ti saresti proposto. È chiaro che se uno media con l'entrata classica e poi continua a mediare con la size ordinaria che non ti consente il tuo money management, mediare è una gran stronzata. Io ho fatto, per quelli nuovi, un esperimento con un Nasdaq che sono partito a 11,8 e mi sono arreso a 12,7 o 12,8 mi sono arreso coi pianti, ma fortuna che ho iniziato col micro, per cui un decimo di size. Io opero col Nasdaq grosso in genere, ho iniziato con un decimo di size e mi sono, diciamo, sostanzialmente salvato, perché pur fallendo la mia valutazione perdendo molti soldi, perché anche se sono micro, se perdi 1000 punti, sono 7, 8, 9 mila, non mi ricordo quando ho perso, però 7, 8 mila dollari li ho persi sicuri, sono riuscito a recuperare e quindi andiamo bene. Poi ci siamo allora, il concetto è questo: tutto ciò che reca sollievo, imparatevelo, non ingannate voi stessi, è come mangiare la Nutella, ti fa ingrassare, come bere whisky, e come mi piace bere il whisky, bere il vino, un buon vino, due vini, la birra, mettere l'olio. C'è un mio amico che è fortissimo, no? Domenicone, adesso lui, io sono magrino, faccio la dieta, rompi i coglioni, poi lo vedi con l'olio, là, sempre con l'olio, col burro, con la roba così, ed è un tombolotto. E io le dico, ma dai che sei magrino, ma lui fa tutte le diete del mondo, però insomma, potrebbe evitarlo. Io invece dico che non le faccio la dieta, un vantaggio, perché so già di essere debole e mi bevo tutto il vino che voglio. Tanto mi diverto. È bello, no? Non dover fare l'uomo tutto di un pezzo. È bellissimo. Cioè, quello lì, il figo, il prudente, quello che è impeccabile. No, no, io bevo che chi mi conosce... Non sono alcolizzato, però... Allora, non chiudere le operazioni in perdita, è esatto. Andare sull'operazione banalmente più semplice, un'altra cosa bellissima. Andare banalmente sull'operazione più semplice. Ve ne dico 20, fanno draghi. Chiaro che se sei lì, qualcuno lo sa che mi sta vedendo. Se sei lì, io ieri l'ho fatto su un altro conto, purtroppo non lo posso mostrare, però ero lì, ho chiuso sui broker il mio FIB, ma su quella l'ho preso, ho fatto 400 punti in 19 minuti, credo. Senti, attenzione, ero lì alla 7, il tipo lì da Mentana, no da Mentana, lì di venerdì, di martedì, da Floris. Attenzione, Mattarella domani ha convocato Draghi a mezzogiorno. Beh, Dio boh, se sei lì col mouse, boom, compri, ok? Ma devi avere iniziativa, devi avere personalità, devi immediatamente devi comprare. Se dici, per il tuo comfort, domani mattina
può essere una bella idea. Ci penso un po' perché è più comodo vedere il mercato, avere le conferme e comprare in assonanza tutti contenti. Stamattina magari lo compravi a 700, 750, dopo che hai avuto la conferma, il breakout, la conferma Draghi che parlava al microfono, compravi a 720 e poi te lo trovavi a 440. Per cui, Silver, qualcuno mi conosce. Allora, per il Silver, chi mi ha visto lunedì mattina, ho avuto delle buone idee dalle due parti dove sono stato, per il Silver. Domenica pomeriggio 9-10 persone, non tantissimo, 8-10 persone, Tony, compriamo il Silver. Perché c'era quelli, i ragazzotti del blog che compravano l'argento. Ho capito, ma quando arriviamo noi con calma, è un'operazione bella, no? Di entusiasmo. Spesso e volentieri, quasi sempre, sono delle fregature. Comprare su una notizia già scontata dal mercato che apparentemente ti rende furbo, voi sappiate già che quando vedete una roba così semplice, così lampante, così gratificante e andate a comprare quella roba lì, è sempre una fregatura. Sempre, accordo la Fiat Stellantis, a lei entra 13, 14, 14 e mezzo, 15 euro, ah, non si fermava più. E poi è andata a 11,90. L'argento è stato bellissimo, 30,20, 30,40, champagne, i ragazzi contro la plutocrazia, ha preso una segata. Cioè, veramente, vi invito, ed è bello, anch'io a volte ho l'entusiasmo popolare di entrare long su un qualche cosa perché c'è la gioia sconfinata di partecipare ed è semplice, confortevole, una porcheria. Fate in controvapore. Io ieri sono stato male, proprio sofferto perché avevo messo il Silver con i broker proprio a 30, poi vi spiego, a $30 un future grosso. E poi l'ho visto a 29,90 e per il mio comfort l'ho spostato a 30,50. Vedete? Perché l'idea era brillante, ci ho pensato tutta domenica, le telefonate, dico, ma Silver, cazzo c'entra? Mo sto blog, una cosa è farlo con GameStop, una cosa è farlo con il Ripple, una cosa è farlo con dei titoli dove c'è molto short, ma un flottante modesto, una cosa è farlo con l'oro, con l'argento, ho sentito anche euro-dollaro. E allora la notte mi rigiravo per fare quest'operazione, siccome era già vicino a 30, ho spostato, ha fatto credo massimo 30,27, 30 e mezzo non l'ho fatto, poi l'ho visto a 29,80, 29,60, mi rodeva, da buon avaro, mi rodeva, 29, che idiota, che idiota, avete visto dove è finito? Classico esempio. Ma fare hedging è molto meglio che mediare. Giuliano, Giuliano, fare hedging però, lui mi dice, fare hedging è molto meglio che mediare. Giuliano, se sei di questa scuola, sei un puro. Se, tra l'altro ci conosciamo, ci siamo visti un pomeriggio, ci siamo anche divertiti. Fare hedging però ti porta comfort, mediare, insomma. Dipende, se medi che sei già stressato dal punto di vista della size, mai mediare, vai a finire sempre male, mai. Grande Federico, mediare mai. Però l'hedging dipende che tipo di hedging fai, ecco, diciamo dipende. Se mi fai l'hedging, vendo settembre e compro marzo o addirittura con i CFD lo stesso identico strumento, vai long e short, allora non ci siamo. Francesco, un paio d'anni che trado il reale verso i commenti di tono sono sempre utili. I vostri commenti e toni sono grazie, Francesco. Federico, un grande, conferma. Abbiamo un'operazione long oro, tra un po' farò il paladino. Ovvero vendo uno di quei tre contratti in modo da farlo partire. Stamattina, dopo mezz'ora, era già in discesa il nostro indice.
ciao Giovanni, sei arrivato in ritardo? No, e via così. Allora, un'altra cosa, e qui me le sono segnate tutte, ne ho poche ancora. Comprare al meglio. Comprare al meglio, un vero figo compra al meglio, perché io, non so, a lei si mette lì, dai via, boom! È comodissimo comprare al meglio, è comodissimo, perché dal momento in cui ti viene l'idea, è insopportabile, l'idea la vedi che si sta verificando, hai questa idea qui, e vedi che piazzi e va su, piazzi va su, piazzi va su, boom! Ti dai quel colpo lì, è brillante, poi ti stimi, c'hai a fianco gli amici, dici, ma io digito market, compro solo il meglio, no? Ho sempre sentito, oppure se c'hai la fidanzata, questa l'ho già detta, ti stimi, perché market, il signore champagne compra mercato, col cavolo invece, troppo comodo comprare mercato, lo compri subito, non devi star lì, ti puoi alzare, entri, no? La comprata al meglio, tendenzialmente, per noi retail, non dico che sia un errore, almeno che tu non debba fare una ricopertura di tutta fretta. Ecco, io ieri con Draghi, quando ho sentito Draghi, ero short, avete visto, 20.080, boom, il primo pezzo che ho incontrato l'ho preso a 22.080, ma dopo 20 minuti ha fatto 22.510. Quindi, vabbè, lì ci vuole un po' di esperienza, ok? Ma tendenzialmente, se uno non ha particolare fretta, è meglio sempre cercare di limare. Limare a Bologna vuol dire limare il prezzo, cercare di essere molto avaro. Qualche volta ti sfuggerà l'occasione, ma tendenzialmente quel risparmio che fai mettendoti un po' più sotto di quello che devi comprare è faticoso, non è brillante, non è confortevole, rischi che ti scappi via tutto, ma vi assicuro che alla lunga costruire. Io conosco i campioni di trading. Io le conosco i campioni di trading. I campioni di trading provano istintivamente se sono retail, chiaro che se sei in un fondo hedge o devi fare della. Se sono dei retail, i campioni, state certi che si mettono a sinistra veramente sul bid, cioè sul denaro, o addirittura un tick sotto. Fidatevi, perché tendenzialmente, la somma di quelle avarate fa sì che ci metti questa, ci metti quest'altra, ci metti quest'altra, forse riesci a guadagnare. Ed è importantissimo. Poi, quindi anche la comprata al meglio è comfort, figo, e l'acquisto, la prima operazione, diciamo, anche la shortata, devi sperare di metterti sempre di più. Sapete, io ogni volta, qualcuno qui lo sa, ogni volta io mi piazzo, faccio venire il latte alle ginocchia, mi piazzo, mi piazzo, mi piazzo, mi piazzo, continuo a piazzarmi, spetto lì anche l'oro che abbiamo preso. Ultimamente ci siamo piazzati 10 tick sotto, meno male. Cioè non riesco a dare quel colpo, quel colpo. E quelli bravi che conosco sono tutti avari. Tutti, i brillanti, le persone brillanti sulle piattaforme, le ho viste una settimana, un mese, se erano molto ricche, un anno, ma non le, no, no, le scompaiono. I brillanti, Marco Rossi lo sa, Marco Rossi è spaventoso, lo vedete qui, la rete, che è uno che lo vedo tradare, lui, io lo odio quando lo vedo tradare, che lo vedo. Butto giù, perché addirittura è peggio di me, lui si mette lì con una pazienza, non voglio dire, però è efficiente, ha un trading avarissimo, schifosissimo da vedere, ma veramente efficiente, cioè più è brutto, più è meno brillante, più è occulto, più fa innervosire, più lo prendi in giro, è come quando eravamo piccoli, no? Giocavi a poker, o giocavamo alle scommesse, quello più taccagno, quello meno brillante, quello che era lì sempre attento, che consultava il giornale, che consultava, stava attento a limare i 5 euro, i 5.000 lire. Quello lì è sempre un vincente. Tutti, il brillante che entra al bar, champagne per tutti, perché oggi ho vinto. Ecco un'altra stronzata. Se vinci, tieni lì, fai conto di averli già persi domani. Ecco, questa mi è uscita lì.
eccetera. Comprare al meglio. Poi, sites di comfort. Io l'ho già spiegato ed è vero, chi mi conosce è vero, esageravo perché, ma mica due anni e mezzo fa, chi mi conosce, mettevo anche gli eseguiti sulla biblioteca oppure li facevo vedere, operavo fortissimo. 20 Bund, 25 Bund, 13, 14 Nasdaq, 10 FIB, 8 FIB, 50 opzioni, queste erano le sites così, però bastava quelle due giornate ogni tanto così che boom, mi azzeravo e dovevo fare l'umile, un po' come avete visto in questo conto, no? Questo conto sono partito meno 10, sono tornato a 26, meno 16 da 10, cioè perché poi mi se alzo il gomito, perché è più bello, più brillante, sites piena, vado inevitabilmente peggio, perché poi non capisco più niente, vedo sta roba qui che mille, oddio, poi mercoledì devo fare vedere il conto, eccetera. Se mi metto a far l'avaro con dei micro o con PPP, quelle mossette che mostro sempre, e io vinco là il campionato lì di quello mondiale lì, quello lì per me lo vinco, perché se mi metto a varare ho quella capacità nello stretto che in 200 giorni perderò forse una volta, ma no, un giorno, un'operazione, no, scherzo, però insomma non più di tanto. Per cui comprare al meglio, la size di comfort è poco brillante, ma molto poco divertente, ma è più efficace. Io veramente, pur essendo apparentemente, perché mi diverto, uno sbruffone o un giocatore pesante, alla fine io apprezzo, e anche io lo faccio, chi mi conosce lo sa, a fare le limate e a essere molto size di comfort. Perché ti sballa, ti diverte meno, non ti dà comfort. È brutto, no? Mettersi lì. Io quando devo recuperare, mettersi lì bim, 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 è brutto. Non è divertente, è molto più divertente a lei partire con 3 Nasdaq short e poi sperare, e invece si perde. Trailing stop, mi spiace, lo so che è bellissimo il trailing stop, manca pochi minuti, però devo andare veloce. Il trailing stop dal punto, poi però c'ho una conseguenza questo, Trailing stop e stop in pari, li faccio insieme, sono... Qui c'è un dibattito da aprire. Trailing stop che cos'è? Quel modo di lasciar correre un profitto e mettere lo stop sempre più avanti. Ha senso, ha molto senso, ma solo perché un nostro problema psicologico sapere di essere tutelati da una perdita. Però come lo stop in pari? Lo stop in pari è ancora più spaventoso, è una delle cose più spaventose che esistono. Talvolta lo faccio anche io, pur vergognandomi, ma perché è di estremo comfort, no? Ma che bello, guadagno già 100, 150, beh, che cacchio me ne frego, stop in pari, lo dici, stop in pari, è una gran cagata, perché io l'ho messo 6-7 volte, anche lo stop in pari, mi va a prendere lo stop in pari, poi va esattamente dove dicevo dopo un quarto d'ora. Molto di più che no, ma d'altronde è logico, perché se avevi, e sei bravo, ipotizzato un certo target, ti va a ritracciare e poi va lì dove doveva, mediamente è sbagliato. Però, e qui la conflittualità, stop in pari e training stop garantiscono quel capitale psicologico e quella tranquillità psicologica che è fondamentale, e quindi, essendo capitale psicologico, è la tranquillità psicologica fondamentale per un trader, allora siccome c'è questo, che è un fattore per me importante, c'è questa conflittualità, cioè dal punto di vista asettico, razionale, ingegneristico, oggettivo, del giocatore professionista senza scrupoli, con un pelo così, che sa guardare le cose, lo stop in pari e il trailing stop non hanno senso, fidatevi, proprio è una porcheria concettuale. Magari farò una puntata apposta per spiegarvi perché, ma è proprio una porcheria, proprio non c'entra niente. Che è questo stop in pari? Cosa vuol dire? Niente. Vai e aspetti che arrivi a target o prenderai lo stop.
Però dal punto di vista psicologico, a me, quando sono sopra di 1000 euro e poi ne perdo 1000, è talmente devastante prenderlo che preferisco rinunciare a quei 1000 mettendo lo stop in pari, perché so già che se da una grossa vincita la trasformo in perdita, il pregiudizio nella mia testa è tale che mi danneggia oltremodo rispetto alla razionalità di lasciare stoppare quando avevo deciso di stoppare. Stesso discorso sul trading stop. È comodissimo, è un comfort sapere che tu puoi anche aspirare a guadagnare 10 aumentando e mettendo lo stop sempre indietro, perché c'è quel racconto: pensa se l'avessi fatto su Amazon, pensa se l'avessi fatto su Apple, pensa se l'avessi fatto su ma alla fine a volte ti va in trailing e poi va su sino alla luna. Ma perché ve le dico? Perché mi è successo 100 miliardi di volte di fare trading stop, trading stop, trading stop, boom, viene il drawdown, stoppato, vabbè, e poi mi va sulla luna, sempre, anche euro-dollaro qui. Ho fatto una cagata del genere, avevo l'idea dell'euro-dollaro a novembre, proprio qui, 1,2390, 1,24, che poi l'ha fatto, e a un certo punto mi è tornato lì e l'ho chiuso. Bella porcheria, e dopo 3 giorni era 1,24. Comunque. Ecco, poi io mi diverto più che voi. Stop in pari, overnight contro trend. Ecco, l'overnight è un altro concetto. È bruttissimo andare a letto con delle size pesanti, lo so io, perché quando sono pesanti, se una cosina non ci cago, è pesante perché ti svegli a fare pipì, guardi nel telefonino, se sei sposato rompi i maroni alla moglie che guardi là, vai a fare la pipì, guardi, cioè si vive male aver dell'overnight, specialmente se sai, poi in genere sei insaccato, se l'overnight a 30 chiudi prima. L'overnight invece è un passaggio tranquillissimo che può dare tantissime soddisfazioni. È un mito, perché c'è sempre il racconto dello zio che dice: ah, ma quella volta mi ha aperto una mattina, io non ci vado mai in overnight. Ah, perché quel giorno lì è vero, ma molte volte io ho salvato un pacco di operazioni grazie all'overnight. Una col FIB straordinaria era là sulla 22,9. Una mattina non so che è successo, aperto la settimana scorsa, aperto 22,565, poi è andata scaraventata sotto i 22.000, quello che l'overnight che fa tutti dire, però perché la gente tende a ricordarsi solo delle sfighe, ma dei colpi di fortuna. L'overnight è comodo non farlo, ma va fatto. Contro trend è bruttissimo farsi investire in gola da un missile che sta andando su. Il controtrend sostanzialmente ha lo stesso valore del trend, si è fatto in un certo modo, ma non è confortevole. Ma in certe situazioni, anch'io stamattina dico: costo Draghi, m'ero messo, l'ho detto anche a qualcuno, m'ero messo a 7,45, poi ho tolto perché era bruttissimo rimanere in quella gioia italiana del FIB 720, 730, 740, 740, tolto, mettiamo a 790, non si sa mai, 745, ero rocolato, dopo 2 ore o un'ora fatto 500. E questo. Poi ho finito. Sì, 5 stelle fa passare il banco da tenerlo. Vediamo qui, 6, 5, per saltare. Boh. Ah sì, vabbè, no, qui parlavo del sì, no, dell'argento, eccetera, eccetera. Niente, ragazzi, sono le 18.33, abbiamo recuperato i 3 minuti precedenti. Scherzi a parte, Tony, quanto è importante avere commissioni favorevoli come quelle di broker? Effettivamente con i broker, in particolare, lo dico perché è incontrovertibile, prendete sto fermato, eccetera, per quello che riguarda micro Nasdaq, micro SP, che poi sono dei valori importanti, opzioni anche sul micro eccetera, ha delle commissioni straordinarie, è importantissimo, va detto. Sono un euro, neanche un euro 90, insomma un euro e 20, un dollaro e 25, per cui un euro e 0,3, un euro e 0,2, anche discreta quella del FIB, grosso perché 3,75, ed è una bella commissione, 2 qualche cosa il mini FIB, 1,75, insomma abbastanza poco, e sostanzialmente
giustamente, grazie che me ne è stato detto, le commissioni, ma sono verificabili, basta andare sul sito senza neanche doverlo aprire e vedrete subito condizioni e tutte le commissioni che sono molto belle. Grande Antonio, Antonio mi fa sempre, Antonio Balocco da Torino che mi fa sempre il segno del mago, Francesco mi saluta, ringrazio, sostituto d'imposta no, lo devo dire, è una cavolata, non è sostituto d'imposta perché è spagnolo, è di Madrid, però c'è una certificazione oggettiva molto semplice che ti consegno loro, che puoi verificare costantemente nel conto, l'ho fatto vedere qualche volta, dove c'hai esattamente le perdite che devi dichiarare nette, però va fatto quel quadro, per cui non è sostituto d'imposta, va detto. È veramente banale, eh? E poi è molto meglio. Ecco, farei anche una lezione del fatto che conviene non avere sostituto d'imposta, perché generalmente quando si ha sostituto d'imposta cominci a vincere, paghi uno squanterno di tasse, poi dopo ti bastonano perché perdi. A me... Per cui, vabbè, comunque questo è un argomento della prossima volta. Mirko, grazie, grazie Mirko, Giovannone. Ragazzi, è stato un grande piacere, il comfort, voi tutto ciò che vi piace, sembra figo, non fatelo, il trading è sofferenza, passione, sofferenza, è una roba che è devastante, molto divertente, se alla fine guadagni, hai... nessuno diventa ricco col trading, però si riescono ad avere delle soddisfazioni abbastanza importanti, paragonabili a un buon stipendio, non sono cagate quelle che dicono, è chiaro che quello che si legge, diffidate sempre i miliardari, la barca, lo yacht, io riesco bene o male, ma adesso faccio anche questa attività che qualcosa mi dà, sono riuscito sempre a avere lo stipendio di un funzionario di banca, ecco, diciamo 5-4 mila euro al mese mediamente, anche un po' di più forse, però poi più o meno l'ho sempre guadagnati, ecco, anche cifre importantissime, perdite catastrofiche, però sostanzialmente sono riuscito proprio grazie a queste cose che col cuore vi dico che sono contrarian, perché non vendo niente, mi pagano le istituzioni, per cui ho questa, e mi lasciano dire stranamente tutto quello che penso, per cui onore ai broker, onore che rispetta la mia richiesta, perché io lo dissi a Giorgio, gli ho detto: Giorgio, c'è un problema con me, che io sono un po' pazzo, vai tranquillo Tony, e quindi io continuo a dire quello che penso, poi sicuramente alcune cose sono contestabili, ma vi giuro che c'è la mia buona fede e vi do i consigli migliori che esistono, per cui non esistono gente che dice sempre, non esistono metodi, il comfort crea disagio, la sofferenza che poi si trasforma in passione e soddisfazione, l'unico modo di soffrire e avere le palle per far trading. Grazie ragazzi, grazie, 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 grazie. Adesso facciamo così. Vi saluto, è stato un grandissimo piacere.